see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Land of the free. Ho fatto l'anima meglio, ragazzi. Bellino, eh? Of the brave. Ragazzi, è bellino l'inno americano, ma l'inno italiano dovrebbero farlo solo perché c'è Giorgino. Foto a tutti, ti ricordo. Anche le cheerleader. And now the starting lineup for the visitors, the Utah Jazz. Secondo me le hanno spaccate tutte le cheerleader, i giocatori. Prima di venire qui le hanno spaccate una a una, perché non è possibile. The other forward is number 15, 6'10", third campaign from Georgia Tech, Derek Stavers. Starting at center, number 25, 6'10", his ninth season from Prentiss High School, Al Jefferson. At one guard, number 20, 6'8", third season out of Butler, Jordan Hill. Presentazione giocatori. The other guard, number 5, 6'1", 10th campaign from Alabama, Mo Williams. The head coach of Utah, Tyrone Corbin. The assistant coaches are Sydney Lowe, Jeff Warnasek, Michael Sanders, and the athletic trainer, Gary Friggs. Dai, ora tocca a noi. Tipo quando dicono in casa San Siro, per dire qualsiasi... Mario Balotelli! Vai! Minchia, ma tu sai quel casino facevano quando Balotelli entrava nell'Inter? Quando dicevano, col numero... cos'era, 19? Mario Balotelli! Viva le patate americane! I love pussy! American pussy, sorry! Davanti a te, fanno le troiette un po' ovunque. The Lakers, Los Angeles! Celebrating their 53rd year in Southern California, 65th year in the NBA. This is a franchise with 16 NBA titles. Oh! The home team, your Los Angeles Lakers. At one forward, number 15, 6'7", 14th season out of St. John's, Men of World Peace. The other forward, number 16, 7'8", 12th campaign. Guardati qua. Center number 57. Mica ragazzi, sulla pelle d'oca. And one guard number 10, 6'3", 17 years. And the other guard wears number 24, 6'6", 17. Coach of the Lakers is Mike Brown. Assistant coaches are Henny Jordan, Chuck Person, Steve Clifford, and Bernie Rickersdale. The athletic trainer, Gary Beady. Ma basta che di ogni cosa fanno uno spettacolo. Dai, fatemi vedere le cheerleader. che troieggiano in mezzo al campo. A ballare, parliamo. Sì, quattro troiate in mezzo al campo, minchia, le portavo io da casa. Officials this evening, number 49, Tom Washington, number 35, Kane Fitzgerald, number 39, Miss Brenda Pantoja. Not playing for the Jazz, Roger Bell, Paul Millsap, not playing for the Lakers, Jordan Hill, Whitehall. Il suo braccio che mi fa male. Sorry. Ragazzi, oggi il cellulare mi si è neanche scaricato. Le maiale sono là in fondo. Non si sa bene cosa stanno facendo nella loro vita. Oltre a farsi spaccare dai giocatori dell'NBA, dei Lakers. And the night's gonna be a good night, and the night's gonna be. Bella che un loro bicipite è come la mia coscia. Maravile. And the night's gonna be a good night, and the night's gonna be a ciupa. Ragazzi, c'è il calcio d'inizio. Il calcio d'inizio, scusate. Cazzo dici? Adesso mi devo giocare a minchia Nash, mi ero dimenticato di Nash. Mica lo usavo in NBA 98, ancora è vivo? Oh! Olè! Chili di patata? Sai cos'è questo? Sai cos'è questo? Sono i secondi, quando te mancano, qua dopo che devi tirare, hai 30 secondi per tirare, vedi? Guarda là in fondo, vedi 21. Olè! A casa! Vai Brian, ci regali forti emozioni, anche alle tre. Olè! Bene Doca? Sto male. Ora ci vorrebbe una bella immersione, via. Immersion. Olè! Senti che silenzio. Adesso dico I love pussy. Io ti dico, piuttosto di dire in italiano. Viva la patata! Ecco, non ti capisco. Oh, sbagliato. Merda. Ciao! Ciao! Ciupa! Un ciupa ci stava qua. C'è il braccio lungo quello. Quello, quello. Solo 30, spiega, scusami. Number 16, Al Sol, first personal. Perché sennò mica che palle, allora uno tira la palla e continua a vincere, okay, capisci? Okay. Ma solo per una questione di gioco. Sì, sì, beh, ovvio. Vedi, questo ha fatto un fallo, ha stoppato la palla come non doveva. Vedi? Poi quello lì fa, ha fatto un muro per non farlo passare. Solo che sembra facile giocare quando lo vedi all'esterno. Olè! 3-pointer Marvin Williams. Nash, ragazzi, tante emozioni. Ora, un nano quando lo usavo io in NBA 98-99 nel gioco nella Play 2 non è cresciuto, neanche con gli steroidi. Vedi, 6 secondi, 5. Olè! Ciupa doppio! Ciupa double! Figa il Nash! Ho capito. Poi sei giù che devo fare il film. Olè, fallissimo!